mi poneva in una condizione privilegiata. Poi avevo anche un'altra condizione privilegiata, quella di avere a che fare con persone sempre più grandi di me, quindi con dovermi rapportare con un livello culturale che non era quello, diciamo, dei bambini normali, no? Quindi normalmente io sì, giocavo con gli altri ragazzini, ma non è che ci discutevo granché, perché c'era niente da discutere, mi annoiavo terribilmente. Se dovevo discutere di qualcosa parlavo con quelli più grandi che ne sapevano di più, era molto più interessante. E non avevo nessun tipo di, come dire, di timore reverenziale nei confronti degli adulti, cosa che invece all'epoca la maggior parte dei, nella maggior parte dei ragazzini e anche degli adolescenti era fortemente incrementato, no? Perché il timore reverenziale nei confronti degli adulti era un modo per ghettizzare i giovani da una parte come ignoranti, incapaci e deficienti, e i grandi come quelli che avevano il potere della conoscenza, che è una cosa assolutamente fuori di qualunque norma. Allora, Massimo per esempio veniva da una famiglia che era una famiglia romana abbastanza modesta, diciamo così, dal punto di vista intellettuale, però persone tutte quante molto intelligenti e in quanto tali continuavano a chiedersi cose, però per lui la scoperta della propria omosessualità è stata una cosa traumatica, perché pensava che tutto questo lo avrebbe messo inevitabilmente in contrapposizione con la sua stessa famiglia, che non poteva essere accettata dalla sua famiglia, no? Non parliamo poi del resto della società. E non so come lui abbia scoperto la sua omosessualità, non ne abbiamo mai parlato, ma immagino attraverso rapporti umani. Per cui io non mi ponevo proprio la questione, intendo dire che per me la sessualità faceva parte di me e qualunque forma di sessualità andava bene, no? A patto che mi divertissi e si divertisse quell'altra persona, poi non c'erano differenze. Quindi tu capisci che due persone così diverse messe a confronto, inevitabilmente io, Massimo, io penso che lui sia rimasto all'inizio un po' seccato nei miei confronti, perché la sua forma di educazione era abbastanza maschilista, come tutte quelle dei ragazzi della nostra età, e nello stesso tempo trovarsi a discutere alla pari con una donna, probabilmente una persona di sesso femminile, probabilmente lo metteva in imbarazzo in un certo senso, però dall'altro senso lo rassicurava, quindi non riusciva a decidersi, no? Poi abbiamo continuato a frequentarci perché poi comunque ci stavamo simpatici, io stavo simpatica a lui, lui stava simpatica a me, e poi ci ritrovavamo spesso e volentieri perché frequentavamo le persone abbastanza simili. Quindi il risultato finale è stato che siamo diventati amici, e lui è stato proprio da allora, aveva cominciato a raccogliere, come dire, testimonianze storiche sull'omosessualità e sugli omosessuali, perché secondo me, questa è una mia analisi adesso poi a posteriore, lui aveva bisogno in qualche modo di giustificare a se stesso che non era l'unico omosessuale sulla faccia della terra e che tutto questo era una cosa abbastanza diffusa. Probabilmente però non ha fatto questo ragionamento, non era un ragionamento conscio, era un ragionamento inconscio, ed è sicuramente quello che lo ha spinto a storicizzare, no, a cercare le prove dell'esistenza dell'omosessualità in tutte le epoche, no? E che lo ha portato poi a creare il suo archivio, che attualmente si trova imprigionato ancora nell'archivio di Stato, non catalogato, per cui assolutamente di impossibile accesso. Ed è veramente un peccato, perché secondo me ci sono molte cose interessanti che arricchirebbero la storia sicuramente degli ultimi 150 anni, come minimo. Una di queste cose, per esempio, che lui ha trovato insieme con altri, poi naturalmente poi a un certo punto si è collegato con altre persone in altre aree del pianeta, soprattutto negli Stati Uniti, prima in Olanda,
poi in Danimarca, poi in Germania, poi negli Stati Uniti, è venuto a conoscenza per esempio proprio di questo personaggio, che è un altro dei personaggi che la Fondazione Consoli considera, come dire, importanti per l'intera storia gay, ed è Karl Heinrich Ulrich. Ulrich non se n'era persa la memoria completamente, si sapeva soltanto che era stato un amico di Magnus Hirschfeld, che era stato uno dei grandi sessuologi teorizzatori dell'omosessualità, non come malattia ma come condizione, no? Alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, fino all'epoca del nazismo, in cui ha dovuto mollare tutto, sparire dalla circolazione. Comunque tutte queste storie che Massimo andava raccogliendo nel suo archivio sono un patrimonio che per il momento sta ancora lì inutilizzato, ed è un vero peccato secondo me, perché potrebbero fornire alla storia anche ufficiale un criterio di lettura degli eventi che si sono verificati anche dall'Unità d'Italia in poi, no? Per esempio quest'anno è l'anno dell'Unità d'Italia. Dall'Unità d'Italia l'Italia non è stata fondata soltanto dagli etero, l'Italia è stata fondata anche dai gay. Tendo a dire che sono più che certa che tra i garibaldini che sono partiti da quarto insieme a Garibaldi per andare a conquistare l'Italia, quei mille, probabilmente secondo normali statistiche, diciamo che un buon 15%, e sono anche molto stretta, probabilmente erano omosessuali, magari non se ne rendevano conto, un po' come i celiaci che non sanno di essere celiaci, e quelli che hanno una sindrome particolare che non sanno di averla, no? E quindi siccome poi in realtà queste persone esistevano già allora, sicuramente hanno contribuito a modificare in un senso piuttosto che in un altro probabilmente la nostra storia, no? Naturalmente tutto questo non ci sarà nella mostra di domani, ci sono soltanto delle foto. Massimo non è stato neanche questo gran personaggio. Lui come persona era abbastanza divertente, però in effetti era una persona molto cupa, molto dark, non era particolarmente allegro, era molto, talvolta poteva essere molto saccente, molto pedante, molto noioso, ed era anche molto egocentrico e vanitoso, tutte caratteristiche purtroppo che sono state assunte poi nella comunità gay, soprattutto da quei gay che hanno voluto rendersi più visibili, e questo secondo me non è che fa parte dell'essere gay, fa parte del voler dimostrare di essere diversi. Diversi non bisogna dimostrare di essere, lo si è o non lo si è, no? Poi diverso da chi? Da chi? Da cosa? No? Intendo dire che francamente penso che a 40 anni di distanza, anzi 45 anni di distanza da quando ci siamo conosciuti, io potrei ripetere quello che dissi a suo tempo a Massimo, lui mi disse: ma a me piacciono gli uomini. Ma a me piacciono i maschi. E io gli dissi: e allora? Queste sono questioni che riguardano te, a me che me ne importa. Alle volte piacciono anche a me, ancora non ho capito bene, devo dire che ancora non ho capito bene adesso, però intendo dire che a me piacciono le persone. Nella mia vita ho amato tante persone, ho costruito relazioni con tante persone. Quello che mi ha spinto a costruire relazioni con queste persone non è stata il loro sesso biologico o non è stata né una questione anatomica e neanche una questione mentale, è stata una questione di sentimenti comuni.
di sentimenti, di emozioni. Se tu decidi di condividere delle emozioni con qualcuno, ma non ti stai a preoccupare se c'ha il naso più o meno lungo, o c'ha un occhio verde, gli occhi verdi, o ce li ha grigi o ce li ha marrone. Ti piace quella persona, punto. E può arrivare il momento in cui smette di interessarti, la relazione che c'è tra voi si conclude, no? E si continua a viaggiare per il mondo, ci si incontra con altre persone, si intrecciano altre relazioni, tutto questo fa parte della vita. E quindi per vivere tutte queste suggestioni che ci hai anticipato, che tutte queste suggestioni invitiamo tutti quanti a questa mostra che ci sarà a Ostia. È una mostricina piccola, intendo dire non ci si deve aspettare il MoMA o il Guggenheim, è una piccola mostra, è una piccola mostra che però vuole dare un segnale di affetto da parte degli amici che continuano a ricordare questa persona che comunque ha rappresentato uno stimolo per molti. Sia in senso positivo che in negativo non ha importanza, ma comunque ha rappresentato uno stimolo per molti, che è stato raccolto talvolta sì, talvolta no, ma che comunque ha aperto una strada che adesso io personalmente considero probabilmente conclusa. Domani tutti quanti al compleanno di Massimo Consoli, grazie ad Alba Montori. C'è anche la torta, Grazie Alba Montori. Non è un compleanno, le candeline. Compleanno, ovviamente. Grazie Alba. Ciao.